Il caso della scomparsa di Viviana Parisi, la DJ e vocalista scomparsa, e poi trovata cadavere, con il figlio gioiele sull'autostrada vicino alla cittadina di Caronia, è uno dei casi più difficili che mi sia trovato ad affrontare. Lo afferma intervistato sulla stampa, Angelo Cavallo, procuratore capo di Patti impegnato nelle indagini che rivolgendosi a chi racconta di avere visto una donna e un bambino che oltrepassavano un guardrail afferma. Questa testimonianza preziosissima arriva a noi soltanto de relato, riferita da terzi. Faccio appello a questi testimoni, ovunque siano, perché si facciano vivi, basta che vadano in qualsiasi ufficio delle forze dell'ordine, in qualsiasi parte di apostrofo. Cavallo individua inoltre dall'analisi degli scontrini del pedaggio che ci sono 20 minuti di buco tra il momento in cui è uscita e il momento in cui è rientrata. Dal suo paese, Venetico, ha raggiunto Milazzo. Continua dopo la foto qui, anziché fermarsi come aveva detto al marito, ha imboccato l'autostrada in direzione Palermo ed è uscita allo svincolo di Sant'Agata, senza pagare il pedaggio. A Sant'Agata non sappiamo cosa abbia fatto per 20 minuti. Poi si è rimessa in marcia fino al punto in cui è accaduto l'incidente in autostrada. Secondo gli investigatori, scrive il Messaggero, l'ipotesi più drammatica, fatta dagli inquirenti, è che la donna potrebbe avere ucciso il figlio seppellendolo nella zona prima di suicidarsi. Decine di persone con unità cinofile stanno perlustrando le campagne. Continua dopo la foto fino ad oggi spiegano i vigili del fuoco abbiamo perlustrato più di 500 ettari con l'ausilio dei cani e dei droni. È complicato perché si tratta di vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine stanno setacciando tutta la zona per trovare il bambino di 4 anni di cui non si hanno più tracce. Si cercano anche testimoni. La donna ieri è stata riconosciuta solo grazie alla fede nuziale perché come riferiscono gli inquirenti il corpo era sfigurato a causa degli animali selvatici che si sono accaniti sul corpo senza vita. Continua dopo la foto la donna sarebbe morta, per cause da accertare, da diversi giorni. Gli inquirenti, nella tarda serata di ieri, hanno sequestrato un traliccio dell'energia elettrica che si trova a pochi metri dal luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita e martoriato di Viviana. Tra le ipotesi investigative non viene esclusa quella secondo cui la donna potrebbe essersi tolta la vita gettandosi dal traliccio. Il suo corpo è stato rinvenuto proprio ai piedi della struttura. Ti potrebbe interessare.